Ciao ragazzi, scusatemi se non vi ho avvisato su nulla di questo allenamento, ma vi giuro che non mi sono fermata un attimo da stamattina che mi sono svegliata alle 8:30 e poi ovviamente ho fatto allenamento con le ragazze e via Zoom e ho pranzato di corsa, ho lavato i capelli, non me ne sono neanche asciugata e non vi ho detto quello che vi farò fare oggi, quindi colpa mia, ma vi lascio tempo per prepararvi, perché oggi faremo un pochino di lavoro di braccia e poi un po' di stretching. Devo dire che gli allenamenti nostri sono belli tosti, nostri nel senso della squadra e quindi fisicamente stiamo facendo anche un bel lavoro con un preparatore atletico, quindi per me questo stretching sarà più che utile, quindi spero che anche per voi potrà essere un buon modo per tirarvi per bene, rilassarvi, perché no, lo stretching serve anche a quello e poi fa benissimo ai muscoli, perché quando sono contratti, quando sentite quell'acido lattico dal giorno prima, lo stretching è la cosa migliore che si possa fare. Allora, playlist, io ne ho messa una di Otis Italia, si chiama, quindi c'è un po' di tutto. Perciò, non vi ho detto, preparate solamente un elastico. Iniziamo dalle braccia e poi facciamo lo stretching. Quindi vi servirà solo un elastico. Decidete voi se prenderlo un po' più rigido oppure bello morbido, se volete sentire un po' di più, se siete già belle allenate con le spalle, con le braccia. E io lo prendo un elastico medio, quindi sarà un lavoro che servirà anche a me. Allora, vi lascio ancora 2 minuti per sistemarvi, per prepararvi. E prendo anche io le cosine. Spero che oggi si veda un po' meglio rispetto a sempre, perché ho sempre avuto un po' di problemi e c'è la mia amica Sara in diretta. Oggi no, oggi non vi chiamerò in diretta, però sicuramente ho visto che a tanti di voi è piaciuto entrare in diretta, farsi correggere, quindi magari un'altra volta lo rifaremo, se vi va. Però per domenica sto già preparando una cosa molto carina. Tra l'altro, sono arrivata anche un po' all'ultimo e non vi ho aggiornato sull'allenamento e su niente perché ci fate tantissime domande sulla nostra quarantena e su come ci siamo allenate, come ci stiamo allenando. E io spero che con questa cosina molto bella che stiamo preparando e che speriamo che vada in porto, vi possa levare un po' di questi dubbi, perché risponderemo un po' a tutte le vostre domande con questa cosa che, se va in porto, sarà una cosa molto molto bella. Però, raga, davvero non posso spoilerare nulla, se no dalla federazione mi ammazzano. E parlando di federazione, ora mi dilungo, scusate, dovremmo allenarci. Vabbè, dai, ma è anche abbastanza presto, quindi. E parlando di federazione, avete visto le vincitrici della challenge, quella dello sport nell'arte? Fighissima, davvero molto bella. E oltretutto siamo state proprio noi e la nazionale di ginnastica artistica a votare quelle che insomma poi hanno composto il primo podio della challenge. E devo dire che il primo posto, confesso che l'hanno vinta le ragazze, quelle con papaveri, palle e clavette, ed era una delle mie preferite, quindi sono molto contenta. Però in generale siete state tutte molto creative, è stato molto bello vedere come avete anche associato dei quadri che io neanche conoscevo, oppure famosissimi, e siete riuscite da quelle a creare con il vostro o la vostra fantasia delle belle dei belli dei bei collage. Quindi davvero complimenti a tutte, a parte le vincitrici. Basta, ho parlato troppo. Però vi ho dato il tempo per prendere gli elastici, quindi l'ho fatto apposta. Allora, da qui rimaniamo in piedi, iniziamo con il lavoro di braccia.
braccia 90 gradi con l'elastico impugnato nell'estremità e da qua apriamo le braccia e chiudo, 2 e chiudo. Tenete bene le spalle basse, quindi non fate questo lavoro con le spalle alte, ma tenete le spalle giù. Le gambe sono divaricate, le ginocchia sono leggermente piegate, ora con la maglia non si vede, però il bacino non è in fuori, quindi non vado a lavorare sulla parte dorsale, ma è in dentro. È in dentro, ginocchia semi piegate e vado fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditemi che mi vedete bene oggi, vi prego. Qualcuno mi dia conferma. 7, 8, 9 e 10. Rimango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qua richiudo e facciamo. Arrivo a 90 gradi, fermo, rimango 2, apro, fermo, rimango 2. 90, 1, 2 e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rilasso. Iniziate già a sentirlo? Ah, intanto mi danno conferma che si vede bene, meno male. Ti vediamo benissimo! Sì, ce l'abbiamo fatta! Ok, ora da qua, braccio 90, apro e insisto, da qua sono in linea con le braccia e insisto leggermente più indietro. Mi raccomando, tenete sempre bene la pancia dentro, quindi non fate questo, non andate a sforzare a lavorare muscoli che in questo momento non servono. Quindi da qua, insisto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rilasso. Lasciate bene le braccia, le spalle. Da qui facciamo lo stesso lavoro, però con le braccia che partono dall'alto. Quindi mi metto di profilo, diagonale, e da qui apro, 1 e torno, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10, ancora 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 9 10. Rilassate un attimo. Da qui 90, apro, 90 e torno. 1, 2, 3, 4, fissate bene, 5, 6, chiudo, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango aperte e tiro in giù. Quindi è lo stesso lavoro di prima, quello di quando abbiamo fatto insisto indietro, però lo facciamo in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilassate bene le braccia. Io ho lasciato giù l'elastico, ma ci serve ancora, è giusto per rilasciare un po' le spalle. Facciamo un po' di circonduzioni, lasciate bene molli le mani, le braccia, per avanti. Ok, da qua facciamo braccio sinistro, rimane teso in alto,
Il braccio destro lavora e va giù e torna su. 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e ancora e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10. Rilassate un attimo. Sentite già il lavoro nelle spalle e nelle braccia? Da qua 90, 180, 90 e torno su. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango giù e insisto con entrambe le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilassate e poi andiamo con l'altra mano. Via. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10. Ancora. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10. Rilasso le braccia. Da qua 90, 180, 90 e torno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ottimo. Da qua, come sta andando? Riuscite a starmi dietro? Avete trovato un elastico della vostra... C'è chi ride? Vabbè. Da qua, appoggio l'estremità dell'elastico a terra e lo pesto con lo stesso piede e la ho lo stesso piede e la stessa mano, quindi mano destra e piede destro. Da qua prendo l'estremità e tiro su e scendo. Da qua ve lo faccio vedere di profilo, non è in fuori, indietro, è esattamente sulla linea dove parte, quindi dove c'è il bacino. Come prima, come vi ho detto, il bacino è sotto, le ginocchia le teniamo semi piegate e cerchiamo, il nostro, lo scopo non è quello di arrivare più in alto possibile, ma è quello di sentire dove tira e da lì tirare leggermente di più. Quindi così, tenendo la spalla bassa, quindi non segue il movimento, la spalla rimane bassa, i fianchi e le spalle rimangono dritte, quindi non vado a fare questo, e si muove solamente il braccio in tensione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Cambiamo lato, quindi pesso con l'altro piede e cambio la mano. Stesse collezioni di prima, quindi le gambe leggermente piegate, il bacino sta sotto, le spalle e il bacino rimane dritto e si muove solamente il braccio con la spalla bassa. 2, 3, 4. Se vi può servire potete tenervi la spalla per sentirla giù con l'altra mano, con la mano libera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ottimo, cambiamo di nuovo braccio e gamba. Testo l'elastico. Da qua rimaniamo 10 e facciamo 10 volte insisto. Quindi dal punto massimo vado leggermente più su e l'idea del quando insisto in una posizione, ora per esempio questa è quella del braccio, non è quella di andare a mollare il movimento, la tenuta. Cioè non, da qua quando insisto l'idea è quella di salire e rimanere dove sono salita. Quindi questo non è il movimento che segue. Non so se sono stata chiara, però mi rimango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Insisto, su, su. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono sicura che starete facendo benissimo anche voi, eh? Tra un po' vengo a leggervi se avete qualche domanda, qualche cosa da chiedermi. Pronte? Rimango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Insisto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lasciamo un po' le braccia. Vediamo, avete qualche domanda, qualche dubbio? Oggi non metterò nessuna live, però vi è piaciuto parecchio, quindi probabilmente lo rifaremo più avanti. Anche perché per domenica dovrei avere già una cosina in programma, però non vi dico nulla. Lo so che mi odiate per questo, perché non vi dico mai niente, però così sono e così mi dovete accettare. La prossima volta sarà quando vi metterò live. Vediamo, magari faremo mercoledì prossimo, perché domenica ho già in mente un'altra bella cosa. La Carlotta, la mia amica, ride perché c'entra anche lei. No, faremo un lavoro molto un po' diverso, perché anch'io come voi sarò anch'io a leva e 50-50, quindi per metà. Però ecco, ora cerco di capire bene cosa può esserci utile con questa persona che entrerà in diretta con me, che ringrazio, che vi presenterò a dovere. E basta, abbiamo già parlato di nuovo troppo. Allora, teniamo l'elastico, però andiamo a terra. Da qua, allora vediamo, così mi vedete. Sì, andiamo a terra. Da qui, anzi, rimaniamo in ginocchio. Facciamo lo stesso lavoro, però qua, quello che mi interessa, non abbiamo più l'aiuto delle gambe. E la schiena lavora molto di più, perché da qua andiamo a fare il nostro lavoro, questo lo facciamo prima in ginocchio e poi lo facciamo da sdraiate. Da qua ve lo faccio vedere così,
le braccia vanno a terra. Ne facciamo 20 dal ginocchio e 20 sdraiate a terra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, vado a terra. Braccio 90 gradi e 1, vado a terra, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 9 e 20. Da qua torno in ginocchio, rimango indietro e da dietro facciamo chiudo e apro, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e tenete bene le spalle giù e 9 e rimango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rilasso. Pancia a terra. Da qua mi metto in diagonale. Facciamo un bel lavoro anche con la schiena e le scapole. Da qui facciamo la stessa identica cosa, però andando con le braccia dietro. Quando faccio questo movimento sdraiata a terra, prona, l'elastico sfiora la testa, le spalle e quando arriva con le braccia che sono aperte entrambe, l'elastico non è staccato da me, ma è in contatto con le mie scapole. E torno su. 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 9 ancora e 1 e 2 e 3 e 4 5 6 7 8 9 e rimango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, rilasso. Questa l'avete sentita? Sono sentito bene anch'io. Da qui lasciate le spalle, torniamo in piedi. Facciamo l'ultimo esercizio per le braccia. Come sta andando? Intanto rilassate bene le spalle, le braccia. Ma dopo, durante lo stretching, le tiriamo anche insieme. Ultimo esercizio per le braccia, da qua. Vado a terra con l'elastico, come abbiamo fatto prima, e lo pesto con lo stesso piede e la stessa, e tengo l'estremità, stesso piede e stessa mano, come prima. Da qua, giro io per farvi vedere meglio. Gambe, stessa posizione quella che vi ho spiegato prima, quindi semi piegate, il bacino sta dentro, le spalle sono dritte, il bacino è dritto, e da qua piego, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8, 9, 10, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cambiamo mano.
Chi mi conosce sa che io odio questo esercizio. No, non sto scherzando, è la verità, perché io lo sento parecchio, quindi mi sta particolarmente antipatico. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Cambio di nuovo braccio. Da qui, da 90, torno su, 90, su, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rimango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insisto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Insisto da qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba. Da 90 gradi e salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insisto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bene, il lavoro di braccia è finito. Quindi possiamo posare l'elastico. Bevete. Asciugatevi. Preparate il materassino, che facciamo un bel lavoro di stretching. Stavolta partiamo a terra. Da qua. Due gambe piegate, vado in accosciata e tiro i tendini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro sul bacino, rimango con le gambe piegate e spingo giù. 2, rilassate bene il collo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torno col bacino giù. Stendo la gamba destra avanti, sinistra la piego con il ginocchio. Mi metto di profilo a 90 gradi e cerco di tenere il tallone a contatto con il gluteo. E da qua vado col bacino dritto, vado a stracciare in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flex col piede davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torno su col busto. Da qua la gamba sinistra la porto avanti, appoggio il piede sopra la gamba, quella che ho stesa avanti, e da qua cerco di portare
il ginocchio più giù possibile. Rimaniamo 8 tempi così, cercando di spingere in giù e rilassare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vado, cerco di andare giù col busto. Dovrebbe tirarvi tutta questa parte dietro della gamba, qui dal gluteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raddrizzo il ginocchio. Da qua. Gomito destro a contatto con il ginocchio sinistro. E tiro. Cerco di tirare la parte laterale. Da qua infilo la mano destra dentro la gamba. Allora, ve lo faccio vedere così. La mano destra entra nella gamba, la mano sinistra, il braccio sinistro, da dietro la schiena va a unirsi alla mano destra, in questo modo. Pian piano srotolo e da qua cambiamo gamba. Piego la gamba destra e vado avanti sulla sinistra. Flex col piede davanti. Raddrizzo, ginocchio destro che apre in fuori, schiena dritta e tiro giù. Provo ad andare giù col busto, a me questo tira parecchio. E torno su. Ruota. Infilo la mano. Mi metto questa parte qua. Infilo la mano sinistra. E vado col braccio destro a chiuderla. Sciolgo pian piano e da qua ginocchia unite, piego la gamba destra e scendo con il busto giù per tirare il quadricipite. Piego la gamba sinistra, l'appoggio sopra e come prima cerchiamo di spingere giù il ginocchio. Dovremmo sentire tirare bene il quadricipite della gamba destra, che è piegata con il tallone al gluteo, e il gluteo alto e l'anca della gamba sinistra. Stendo la gamba sinistra, stendo la gamba destra e cambio. Tiro bene il quadricipite sinistro. Ovviamente più andate giù col busto, da qua, più cercate di andare giù bene, piatte, con la schiena a terra, più sentirete tirare il quadricipite. Quindi quello dipende un po' da come ve lo sentite voi. Piego la gamba destra e tiro giù il ginocchio. Stendo entrambe le gambe avanti, da qui prendo le braccia e cammino dietro. Cammino, cammino. Cercate di tirare bene le braccia, che le abbiamo usate parecchio con l'elastico.
Anche qui lo stesso discorso, più siete sciolte, più sentite che vi tira e cercate di arrivare nel punto in cui il vostro dolore è sopportabile, in cui potete rimanere. E torno su. Mi chiudo in avanti. Rilasso bene le spalle. E srotolo piano piano, una vertebra alla volta, da qua, con la mano destra, tiro il collo verso destra, cercate di tenere bene le spalle dritte, quindi non seguite il movimento, da qua ruoto un pochino la testa e inclino in avanti. Dovrebbe tirarvi tutto il sottoscapolare. Lascio la mano, rimango col collo lì, lo porto avanti e srotolo su. Braccio sinistro. Ruoto. Rilasso il braccio, porto il collo in avanti e srotolo su e guardo a destra e torno, sinistra e torno, destra, torno, sinistra, torno. Inclino a destra, vado giù, avanti, inclino a sinistra, torno su, sinistra, avanti, destra e torno su, destra, avanti, sinistra, su, sinistra, rimango giù, prendo dietro la nuca, incrocio le mani e tiro giù. Da qua pian piano, con la schiena dritta, cerchiamo di arrotolare per fare la gobba, da qui sopra, scende sotto, vado con i gomiti alle ginocchia, in gobba, scendo coi gomiti, scendo, 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 e da qua provo a camminare in avanti. Cammino, 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 e rimango nel punto, quello dove vi tira di più, ma che sentite che potete rimanere, cercare di allungare. E pian piano ritorno in gobba, gomiti nelle ginocchia, srotolo piano 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 piano, vado su con la testa, stendo il braccio destro, lo porto verso sinistra e tiro. Tenete bene giù la spalla. Tiro, 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 tiro. Braccio destro su, lo piego col sinistro, cerco di tirarlo dietro. Col braccio sinistro da qua, il braccio destro rimane qua, vado indietro e cerco di agganciare le mani. E rilasso. Braccio sinistro va verso destra. E tiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va su, lo piego e tiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, braccio.
braccio destro va dietro, lo piego e aggancio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, rilasso. Vado in ginocchio, da qui goppa e allungo bene la schiena e sento tirare gli addominali. Su. Sento la pancia che si allunga su, su, su. E goppa. E allungo. Gobba. E allungo. Gobba. E rimango su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gobba rimango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Circonduzione. Da qua, dalla gobba, vado verso sinistra, destra e goppa, sinistra, giù, destra, su, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8, cambio lato, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Piede destro avanti, piede sinistro dietro con la gamba tesa, mi metto da questa parte e tiro bene la gamba dietro e allungo il polpaccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piego la gamba dietro, stendo la gamba avanti e rimango giù col busto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio gamba. Piego la gamba sinistra avanti, stendo bene per tirare il polpaccio destro, col ginocchio bello teso dietro. Cambio, piego la gamba dietro, stendo bene davanti. Stendo entrambe le gambe divaricate, peso a metà, rimango giù e rilasso. Rilasso bene anche il collo, rilasso le braccia e rimango lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piego lentamente le gambe e srotolo su. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bene ragazze, direi che per oggi va bene così. A me, vi ringrazio perché a me serviva fare questo stretching e quindi l'avete fatto con me. E quindi vi ringrazio per questo. E, beh, come vi ho detto, domenica saremo in diretta con un mio amico che ci e anche mi insegnerà qualcosa di nuovo, qualcosa di carino e interessante. E però questa volta poi vi dirò tutto per bene. E qui il tempo è un po' così e così. Perciò mi manca, devo andare ancora a correre e poi per oggi anche per me è finito l'allenamento. Quindi vi saluto tutti, grazie per avermi seguita. Se avete domande, dubbi, la diretta verrà salvata, se non subito, comunque a breve, quindi entro questa settimana, sul profilo sempre di Freddy.
E basta. Grazie.